Ciao a tutti. Dopo Caronte, che ci ha accompagnato per molti giorni di luglio, ci prepariamo ad accogliere da lunedì 3 agosto a Caronte un altro anticiclone africano che porterà ovviamente temperature vicine ai 40 gradi. Pertanto questo video è dedicato alla corretta idratazione del terreno. A questo proposito vi dico che io controllo spesso lo stato del terreno e lo faccio prelevando naturalmente una porzione di terra e stringendola tra le dita. E ci sono due, stati estremi che racchiudono proprio l'intervallo in cui il terreno non ha bisogno di essere irrigato. Il primo è quando, appunto, prendendo la terra, questa si impasta tra le dita, scusate. Questo significa che il terreno è sufficientemente umido. Il terreno invece è in tempera, cioè praticamente è al limite, diciamo, della sua idratazione, quando, stringendolo tra le dita, si sbriciola facilmente. Quindi, in sostanza, da quando è bagnato, cioè si impasta tra le dita, a quando è in tempera, cioè si sbriciola tra esse, il terreno non necessita di essere idratato. In questa ripresa evidenzio, come il mio terreno sia in tempera. Ecco, che cosa fanno le piante? Come si comportano le piante quando sono in penuria d'acqua? Beh, innanzitutto fanno appassire le foglie. Nel caso della zucchina, ad esempio, le piegano a cucchiaio, cioè le protendono verso l'alto, scusate, e le chiudono. Oppure fanno ingiallire le foglie più vecchie. Oppure nel caso del pomodoro, fanno seccare i fiori e conseguentemente non producono le bacche. Nel caso della melanzana, invece, il frutto si riempie di semi perché giunge a maturazione troppo presto e di conseguenza il frutto non risulta essere più adatto al consumo.